abbiamo sentito parlare di Castiglione del Bosco fino ad ora, e come facciamo? Ne chiediamo direttamente a colui che è il titolare, quindi Massimo Ferragamo, Castiglione del Bosco a Montalcino. Ma cos'è questo progetto? Perché c'è chi che si mette insieme, giustamente, a voi e insieme fate questa bella idea. Voi producete, lo distribuiscono. Come funziona? Cos'è Castiglione del Bosco? Beh, Castiglione del Bosco è un posto veramente unico, dove devo dire la natura ha fatto la parte più importante e l'uomo ha il dovere di non rovinarla, quindi solamente eventualmente di aiutare a progredire. E è un posto dove le prime costruzioni risalgono al 1100, quindi un posto di una grande tradizione, è un territorio bellissimo, e questo vigneto di cui purtroppo, lo dico fra virgolette, ci siamo innamorati follemente, perché è un terreno bellissimo a 450 metri, terreno pieno, formato essenzialmente dal calestro, esposizione perfetta, dove abbiamo l'ambizione di fare uno dei brunelli più buoni che ci siano. Ecco, quanto brunello farete, nel senso, come tipologie? Ci sarà una valuta, ci sarà una selezione? Qual è la vostra produzione attuale? Beh, la cosa positiva è la produzione attuale intorno alle 200.000 bottiglie. La cosa positiva è che noi siamo, come dimensione, la quinta azienda tra le 240 di Brunello Montalcino con 55 ettari. Però abbiamo un brunello base, ovviamente abbiamo del rosso di Montalcino anche, e poi il Campo del Drago, che è il nostro club di brunello, dove facciamo qualche migliaio di bottiglie l'anno e che viene da questo vigneto di cui le parlavo prima. Quindi a questo punto non rimane che testarlo, perché sarà sicuramente molto più disponibile. Se c'è chi sarà in grado di domare questo drago, prenderlo da Burdi. Ma c'è il drago, a mio figliolo piace, draghi, quindi con la scusa. Quindi a questo punto possiamo avere Campo del Drago dappertutto.